Bentrovati amici, come vedete non sono solo, ma sono nella piacevole compagnia del console onorario di Liverpool, il dottor Rocco Cristiano Mente. Benvenuto, ti do del tu perché ci conosciamo da tanto tempo, benvenuto al nostro programma. Grazie mille Gigi, mi permetto di chiamarti così e appunto di darci del tu, grazie per la possibilità. Senti, siamo a Liverpool, una città che io amo in modo particolare, una delle città più importanti a mio parere, ma non solo mio, della Gran Bretagna, famosa non solo per le squadre di calcio, ma anche per una tradizione antichissima, il porto, una porta se non di più un corridoio sull'Irlanda, insomma una città importante. Ma prima di parlare della città, che tipo di comunità italiana c'è a Liverpool? Possiamo parlare di una tipologia di connazionali? Allora, non possiamo parlare di una tipologia specifica di connazionali perché definirei la città di Liverpool, o meglio la comunità italiana di Liverpool, come una comunità variegata. Non riesco appunto quindi ad attribuire o a dare definizioni ben precise, quindi non riesco a parlare di comunità di prima generazione o solamente di seconda, terza generazione. È variegata. Variegata perché? Perché Liverpool, come hai anticipato tu, era una città portuale e quindi per via di questa peculiarità ha permesso in passato l'approdo di italiani di prima generazione in ottica di poi trasferimento in quelle che erano le Americhe. Quindi Liverpool era solamente una città di Una passaggio. rotta praticamente. Esatto, esattamente. Era una città appunto di approdo temporaneo per poi ovviamente muoversi verso quella che era l'America. Imbarcarsi e partire per gli Stati Uniti. Interessante questa riflessione. Esattamente. Allora, Liverpool appunto era quella città che permetteva una sorta di pausa a coloro i quali intendevano muoversi poi sui territori delle Americhe, dell'America sia meridionale che settentrionale. E pertanto la comunità che poi troviamo oggi è una comunità che fa parte appunto delle generazioni successive di coloro i quali intendevano intraprendere questo viaggio verso quello che era appunto l'America. Senti, più o meno hai un'idea di quanti italiani sono in questa zona? Diciamo Liverpool e le zone limitrofe, Merseyside e le zone limitrofe? Sì, devo dire che uno studio statistico effettuato dal Consolato Generale di Londra nel 2020 aveva individuato la città di Liverpool come la settima città sul territorio britannico per numero di popolazione di cittadini italiani presenti. Ovviamente lo studio statistico faceva riferimento alla sola città di Liverpool e contava quindi circa 2.000-2.100 italiani In residenti città. in città, pari allo 0,5% in percentuale della totale popolazione italiana. Senti, e che fanno questi italiani, questi 2000 e più italiani qui a Liverpool? Allora, per quanto riguarda Liverpool, come hai potuto vedere, soprattutto il centro di Liverpool è pieno di ristoranti. Quindi la maggior parte diciamo, della comunità italiana si trasferisce a Liverpool soprattutto per lavorare nell'ambito della ristorazione. Voglio azzardare con delle stime, quindi parliamo di circa il 60% dei cittadini italiani residenti sul territorio di Liverpool sono imprenditori o dipendenti di aziende di ristorazione. E tu invece come console che fai per questa comunità? Cioè che cosa ti richiedono e che cosa fa il consolato di Liverpool per questa comunità? Ok, allora il consolato di Liverpool, come tutti i consolati onorari, essendo un consolato di seconda classe, non è altro che un consolato che supporta quelle che sono le attività principali di un consolato di carriera. In questo caso, dall'estate dell'anno scorso, il consolato d'Italia a Manchester. Quindi il consolato di Liverpool non fa altro che supportare la comunità italiana presente nella circoscrizione di competenza, in questo caso Liverpool, con i più disparati servizi che possono essere paragonati ai nostri servizi in Italia, del comune, della questura, delle prefetture. Quando parliamo di servizio maggiormente offerto da questo consolato, dobbiamo fare ovviamente menzione del passaporto. Consolato onorario di Liverpool,
processa passaporti che poi vengono stampati, verificati, stampati tramite i sistemi informatici del Consolato d'Italia a Manchester. Quindi quello che noi facciamo a Liverpool è la captazione di quelli che sono i dettagli biometrici che permettono poi al Consolato di carriera di prima classe di stampare il passaporto. Quindi insomma la persona viene fisicamente al Consolato, siete attrezzati per recepire la documentazione, per fare... prendere le impronte digitali, tutto insomma. Corretto, esatto. Sostanzialmente dalla prenotazione dell'appuntamento, che è la fase preliminare, diciamo, come si fa a prenotare l'appuntamento? Allora, l'appuntamento presso il Consolato di Liverpool ha una procedura diversa da quello che è l'appuntamento presso un consolato di carriera, che può essere Manchester o Londra. Abbiamo un sistema totalmente autonomo, rilasciamo gli appuntamenti ogni primo e ogni quindicesimo giorno a partire dalle 8 di mattina. Quindi coloro i quali vogliono prenotare un appuntamento per passaporto o per servizi diversi dal passaporto possono tranquillamente accedere al nostro sito web, che è www.consolatoliverpool.com. Primo o quindicesimo giorno di ogni mese, 8 di mattina, rilasciamo gli appuntamenti. Di conseguenza è una procedura molto snella, basta inserire... Si copre tutta la fase successiva temporale. Corretto. Poi questa indicazione del sito la troverete scritta anche nelle indicazioni sotto il programma, così se avete difficoltà a scriverla la trovate... E quindi oltre ai passaporti c'erano altre attività che sono un po' più richieste? Esatto, sono, possiamo dire, attività non di minore importanza, ma minormente richieste, che possono essere, non so, supporto informativo, anche solo supporto informativo per quelle che sono le pratiche per i cittadini italiani residenti, ma anche i cittadini italiani non residenti. Ad esempio, noi direttamente non offriamo il servizio di visto, ma comunque siamo in grado di fornire grosso modo quelle che sono le indicazioni, quelle che sono non so, le istruzioni, gli adempimenti da seguire al fine di poter ottenere appunto un visto per l'Italia, stiamo parlando. Altri servizi possono essere supporto per la registrazione AIRE, supporto che da parte nostra abbiamo Scusa se ti interrompo, per chi non lo sapesse, l'AIRE è l'albo degli italiani residenti all'estero. Corretto, è una lista, un registro contenente tutti gli italiani residenti sul territorio estero. Noi supportiamo nella registrazione, i connazionali nella registrazione, perché l'AIRE è requisito obbligatorio per poter usufruire dei servizi consolari all'estero. E pertanto chiunque non sia iscritto purtroppo non può usufruire di nessun servizio, se non quelli di estrema emergenza, come ad esempio documento provvisorio d'emergenza per il rimpatrio in Italia. Ma questo probabilmente è uno degli unici, se non dei pochi, servizi offerti ai non iscritti AIRE. Quindi è importante iscriversi all'AIRE, perché l'AIRE garantisce l'accesso ai servizi consolari tutti. Perfetto. Senti, parlavamo della città di Liverpool. Io fino a un paio di anni fa lavoravo qui in uno studio legale di Liverpool, una città che adoro, che amo, che secondo me ha un'anima culturale, una città veramente vibrante per tanti aspetti, caratterizzata da una grande apertura mentale della gente del posto, che è poi è composta storicamente da tantissimi anche irlandesi o di origine irlandese, stando l'isola, chiamiamola così, qua di fronte, sì, esatto. Teoricamente qua di fronte. E, che idea hai dopo? Questa è una città che negli anni Ottanta aveva un po' di depressione, la zona portuale era decadente, poi degli interventi urbanistici, secondo me molto appropriati, l'hanno fatta riprendere. Qual è lo stato attuale della città? Allora, lo stato attuale della città, devo dire che da quando sono arrivato io sul territorio britannico, la mia prima città è stata appunto Liverpool, stiamo parlando del 2018. Dal 2018 ad oggi ho visto tanti cambiamenti, ovviamente in positivo, proprio dello sviluppo sia urbanistico, come dicevi tu, che culturale della città. Di tanto in tanto si organizzano eventi che possono essere dal teatrale al musicale. È una città, come hai detto tu, vibrante, dinamica. Ricordiamo che appunto l'Eurovision, che è un festival internazionale, è stato fatto appunto qui a Liverpool.
e quindi nel senso ha portato tanto turismo e tanta gente che è venuta da fuori, anche italiani che sono venuti per il solo evento, mi hanno direttamente o indirettamente fatto percepire, come dire, mi hanno fatto percepire quello che era la riscoperta della città di Liverpool, perché generalmente chi pensa all'Inghilterra pensa a Londra o a Manchester, che sono ovviamente due città logisticamente opposte, ma sembrano essere quelle più importanti. Senti, ma dimmi, tu sei lucano, sei di Potenza, esatto. una bellissima regione, confinante tra l'altro con la mia Campania, e dove si mangia benissimo, per non parlare delle orecchiette e di tante altre specialità. Com'è stato il tuo approccio da Potenza a Liverpool? Come lo vivi? Stai bene? Allora, devo dire la verità, l'approccio, il distacco non l'ho sentito. Questo perché, come saprai anche tu, Liverpool è, probabilmente, non lo so, è una città piena di lucani. E quindi io quando sono arrivato a Liverpool... Quindi quando passeggi ti senti a casa. Esatto, quando passeggio, a parte che mi sento sempre a casa perché è una città, ripeto, sia vibrante e anche i locali ti fanno sentire a casa, ma comunque passeggiando in giro per la città si sente sempre parlare italiano un po' ovunque. Ma la sorpresa è stata, quando sono arrivato qui, il fatto di trovare appunto, iniziare a provare i ristoranti italiani tipici di Liverpool, e scoprire che erano che gestiti, hanno le specialità locali. Gestiti da lucani. Allora, prima di lasciarci con un saluto che farà i connazionali di Liverpool e non solo, tutti quelli che ci stanno seguendo oggi da parte del console, io vi ricordo di iscrivervi al canale, basta un click, è gratis, fateci conoscere, seguiteci anche su YouTube, se lo fate siamo felici, ma se non lo fate vi vogliamo bene lo stesso. E chiude un saluto del console a voi connazionali. Allora, innanzitutto vorrei ringraziare di nuovo Gigi, un amico, e invitarvi a iscrivervi al canale. È importante anche per tenervi aggiornati su tutte quelle che sono, diciamo, le notizie più variegate dell'italianità qui sul territorio britannico. Quello che voglio dire ai nostri connazionali è: il consolato di onorario di Liverpool è attivo da lunedì al sabato solo su prenotazione, ma generalmente siamo sempre disponibili per tutte le necessità, esigenze, urgenze. È sempre reperibili al nostro consueto indirizzo email, che poi magari daremo nelle informazioni, e al nostro numero di telefono che trovate sul sito web. Cerchiamo di fare il nostro meglio nel supporto appunto nei confronti della comunità locale, e pertanto per qualsiasi davvero necessità noi siamo qui per voi, pronti ad aiutarvi. Grazie mille Gigi. Ciao, grazie. Grazie a tutti.